Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 50° episodio della serie Made in Italy qua su Farming Simulator 2015. Come vedete siamo qui a bordo del nostro Merlo, ma ora andiamo a prendere un bel mezzo. Scusate un attimo per il momento di lag, ma c'è veramente un sacco di mezzi qua, ci sono veramente un sacco di mezzi qua in farm. C'è praticamente il mondo. Allora, prima cosa ci compriamo una bella benna. Vabbè, dall'immagine di copertina avrete già capito cosa andremo a fare, quindi direi di non perderci in chiacchiere, ci prendiamo questa qua da 4.000, buono. Che forse ce l'avevo anche già, però vabbè. Dov'è che ce l'avevo? Forse al BGA. Eccola qua, collegata. Adesso direi di iniziare con il letame. Qui ecco, vi si accumula qui il letame che producete dalle vacche. Se non mi sbaglio, ne ho parecchi litri, eh. Spero che me lo prenda, infatti sì. Buono. Ed ora dobbiamo andare a prenderci il mezzo. Che mezzo non ho, che mezzo ho scelto, diciamo. Ecco, si è impallato tutto. Ok, aspettate, fatemi dare un salvataggio perché veramente ultimamente c'è il programma di registrazione che mi fa crashare dal gioco, non capisco il motivo. Adesso se caso cambio un attimo programma, ritorno ad OBS. Ok, qui abbiamo il nostro Deus, Landini, Lamborghini, Fiat e qui guardate un bel Ravizza. Ravizza Evolution. Inizio a dirvi che è una mod che era stata rilasciata per donatori, quindi ora non è disponibile, cioè non è disponibile oltre ai donatori, quindi non chiedetela in descrizione. È forse la terza mod privata, diciamo privata, sì, non pubblica. C'è il Vaia, questo, e se non mi sì, anche il Landini qua. Eccolo lì, Landini. Sono privati. Cioè, Landini è privato, questi qua sono questo è per donatori, mentre l'altro è per mi è stato regalato, diciamo. Allora, ha la funzione di aprire qua il cassone. C'è, diciamo, la copertura. Cosa non da poco. Veramente fantastico questo rimorchio. E qui davanti chi non potevo mettersi il Summit Diamond 270. Ottimo mezzo, veramente. Allora, siamo a bordo del nostro Merlo. Vediamo un po' se riusciamo a muoverci. Ok. Lo snodo veramente non ho mai capito come funziona. Comunque, vabbè, iniziamo a riempire il carro. Che oggi si va a letamare bene i campi. I campi è uno, però lo andiamo a letamare per bene. Penso che faremo un solo viaggio. Comunque, veramente, è da tanto tempo che volevo fare sta roba. E ora finalmente la possiamo fare. Perché questo rimorchio qua non ve l'ho mai fatto vedere. Cavoli, ci ribaltiamo. Quindi è giunto il momento di farvelo vedere. Lasciamo aperta la portiera anche se c'è puzza di letame, però vediamo meglio. Usciamo un attimino con la testa. Sulla serie America. Allora, aspettate, attiviamo un attimo gli ad. Se no non capisco niente. Ok. Sulla serie America non l'ho utilizzato la visuale interna. Qui la uso perché veramente stiamo usando delle belle mod. Allora, che cavoli. No, sembra che si stesse impennando il trattore. Non il me. Il Manitou, il Merlo. Ok. Molto comoda, anche se un po' realistico il fattore di spawnarvi qua al letame. È comodo perché veramente avete quasi tutto qua. Però è realistico perché c'è. Beh, non è comodissimo. Perché pressoché la mappa, vedete, sì, è un po' il centro della mappa. Però era molto meglio se potevamo utilizzare questa zona come zona di stoccaggio. Comunque va bene lo stesso, Non è che mi lamento. Adesso sinceramente ho poco letame. Comunque ecco, vi lascerò il link in descrizione. Ha una pecca questo rimorchio, ovvero che quando chiudete la copertura, diciamo che vi esce un po' di letame dal sopra, perché non viene mai messo in modo molto uguale, cioè in modo non singolo, ma in modo uniforme, voglio dire. Ok, abbiamo finito il letame, mi sa che non è pieno, vabbè. Sapete cosa faccio? Mando un attimo avanti il salvataggio e in teoria il letame dovrebbe arrivare. Perché mancano un paio di litri.
Cavoli, mancano parecchi litri. Allora mando avanti il salvataggio e ci vediamo tra pochissimo. Benissimo, è arrivata l'acqua e devo dire che è giusto, il clima è giustissimo per andare a spargere le tane perché non si va mai quando c'è il sole. Almeno dalle mie, nei centri abitati, magari nei campi. Centri abitati, nelle zone dove ci sono tante abitazioni non si va. Per evitare reclami, forse anche per legge non si può proprio. Sì, per legge anche non si può proprio. Comunque andiamo. Ci va giusto a pennello che grandina. Cioè, sì, grandina. In teoria facciamo finta che stia piovendo o nevica. Piovendo più che altro. Ok. Sa che ce ne va giù ancora tanto, eh. Adesso vediamo. Spero tanto. Mi dispiace veramente tanto per il video di ieri, l'altro ieri, sulla Serie America in cui c'era l'audio sfalsato. Spero tanto che non ci sia anche oggi. Altrimenti penso che dal video di domani cercherò di... cioè, sarà sistemato il problema. Ok, questo ce lo lasciamo qua. Saliamo a bordo del nostro bestione. Veramente, guardate che bestione hanno fatto Vitali e Marco Lussi. Veramente tanta roba. E che ci sono, gli faccio... No. Dai, facciamo una screen. Comunque, complimenti perché hanno fatto sempre delle belle mod. Anche se non è una critica, però... È una cosa vera. Cioè, non è che mi hanno pagato per sponsorizzarle tutto. Secondo me hanno un difettuccio forse nel modello che il telaio tutto è ben fatto, però l'allestimento magari non è dettagliato al massimo. Tipo i pistoni così, ecco, non sono dettagliati moltissimo, però cioè è una bella base, anche bella andata, cioè è più che una base questo modello. Però appunto c'è qualche accuratezza da mettere. Comunque no, non esce nessun, neanche un po' di letame, quindi ci va giusto bene. Adesso andiamo con il nostro bestione in campo. Allora, campo è il campo numero. È il primo che va, il campo che va in trinciata, praticamente. Guardate il same come è ben fatto. Sto qui è di Forbidden Modding. Una cosa del genere. Comunque se riesco dovrei lasciarlo in descrizione. Vi lascerò in descrizione anche il salvataggio perché so già che me lo chiederete, quindi subito in descrizione lo troverete. Eccolo qua il campo. E con questo terminiamo questo episodio, terminiamo la serie. Praticamente. Allora, no, non mettermi l'automatico. Buono. Ci mettiamo un po' di qua. Guardate quanto ne butta giù. Ho la mod dell'etame attivata. Sì, allora. Accendi. Ah, ok. Soltanto accendi. Quindi andiamo un attimo dietro a vedere com'è. Ok, si apre tutto e parte. Buono. Direi non è affatto male. Ecco. Qui c'è la mod che va, parte da sola. Comunque, veramente ne stiamo buttando giù un'infinità. Forse è un po' esagerata, la mod. Guardate che roba, mamma mia. Sì, comunque non l'ho mai visto nella realtà, però guardando qualche video hanno tutti un bel portellone. Anche se mi sembra esagerato sto portellone qua, perché veramente è immenso. Allora, ci siamo, buono. Comunque qua ci starebbe una bella ratura. Ecco, io vi lascerò il sondaggio, toglierò giustamente, li venderò questi rimorchi qua. Come possibilità vi consiglio il Bossini, sempre tre assi, quello di Sbaffo Farming, che se non mi sbaglio è un edit del... cioè una conversione della mod di Vitali che aveva fatto per il 13, l'ha convertito per il 15 e devo dire che anche quello è veramente ben fatto, soltanto che ve l'ho già fatto vedere quindi ho preferito non riportarvelo. Però ci sta, adesso mettiamo un attimo l'automatico. No, zero automatico perché non si sveglia. Quindi ritorniamo noi alla guida. Quanto consumo? Per farvi notare qui, rispetto al 17, consuma veramente parecchio letame. Dai, dai, dai. Come video sarà piuttosto corto, però non c'era proprio tantissimo da fare. Comunque, anche questo same. Penso che una accoppiata così ci sta parecchio. Dopo la scorsa accoppiata con il Deus e la Bossini, questa qua merita anche questa. Merita veramente parecchio. Vabbè, non state lì a guardare come sto
con Cimando perché veramente faccio paura, però. Allora, però ci sta. Ecco, abbiamo già finito. Io direi anche di terminarlo qui il video. Uscirà venerdì, quindi ottimo, oggi sarà venerdì. Io ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta anche questa accoppiata, veramente fantastica. Sammy Diamond, anche ben fatto, Se non mi sbaglio ha forse qualche C. Sì, è lì C. Appunto lì C, vedete, portiera. Qua nulla. Portiere vetri. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta la serie, vi ringrazio tutti coloro che l'hanno seguita fin dal primo episodio. La farò anche sul 17, una serie del genere, magari aspettando la The Terra Italica, però non subito perché appena finita questa, magari lasciamo un paio di mesi, cioè un po' più di un paio di mesi, magari tipo, dato che magari stavo pensando, st'estate porto la serie alpina, questa qui tipo tra 6 mesi abbondanti. Comunque spero vi sia piaciuta e spero che lascerete tanti like, commentate, condividete con i vostri amici per fargliela vedere se la sono persa. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio ancora tantissimo, ciao a tutti Toretti e al prossimo video.